Donazioni e parliamo di Avis. Con noi abbiamo il responsabile della comunicazione, Daniele Gelli. Daniele, benvenuto, perché so che anche tu sei donatore ormai da tantissimo tempo, più di 20 anni. Sì, io sono un donatore di generazioni, ho visto mio nonno, ho visto i miei zii, insomma. So che quindi... tuo nonno ha vinto anche tante medaglie. Sì, sì, poi in tempi in cui la donazione era epica, no? Sempre, certo. Due pazienti sul tavolo. Siringa doppia via, quindi cose decisamente di altri tempi. Erano altri tempi, la ricerca poi va avanti, però, quindi sì. Anche poter togliere il sangue per donare è molto più facile. È molto più facile, molto più meno, diciamo, meno invasivo e mette meno in ansia chi deve donare. A chi deve donare. Sì. Allora, quando tu sei responsabile della comunicazione, so che andate anche nelle scuole, però ecco, la cosa importante è sempre avere più donatori e anche giovani. Perché si può donare fino a? Ma allora, da 18 anni in su, ecco. si può donare tranquillamente. Sotto c'è certo. le solite procedure burocratiche. Il sangue è un oggetto che abbiamo, che possiamo donare tranquillamente, serenamente, in sicurezza, e non ci costa, se non il tempo di essere lì fisicamente. Quindi ecco, anche con i giovani, la comunicazione che usate, i loro mezzi, penso alle pagine Facebook, certo. E alla comunicazione web, no? Certo, andare a parlare nel loro mondo, sempre più, per far spiegare che andare mezz'ora in un luogo a donare il sangue si fa un'opera che ha un valore sociale grandissimo. Sì, poi l'abbiamo visto anche durante il Covid, no? Eravamo tutti fermi, poi quando siamo ricominciati un po' anche gli ospedali a fare interventi chirurgici, insomma, mancava il sangue e a volte non si poteva operare perché non c'era il sangue, no? Esatto, il sangue è un oggetto che manca sempre, prendiamo, sì, sì. Però oggettivamente in questo periodo poi di pandemia ha fatto vedere che, insomma, c'era bisogno. Infatti anche le donazioni non si sono mai fermate, fortunatamente. Ecco, fortunatamente non si sono mai fermate, con i suoi modi scaglionati, ma fortunatamente. Certo, anche perché insomma c'era più attenzione e tutto. Anzi, è anche vero che poi la donazione stessa ha fatto vedere per alcune cose che alcuni tipi di donazione, come quello del plasma, poteva poi portare anche benefici rispetto alla pandemia, insomma, quindi... Allora, ribadiamo un concetto: quando si può diventare donatore a 18 anni, proseguire ovviamente, ma è una cosa importante che ribadiamo ancora, è che quando si va a donare si è super controllati. Certo, siamo in un ambiente protetto, un ambiente sanitario, non si dona. Sì, ma anche il fatto stesso che si fa delle analisi prima, certo, di accedere al prelievo, certo, del sangue, certo, no? Certo, ci sono la prima visita, ma poi ogni tot di mesi, ogni tot di donazioni, c'è lo screening completo del sangue, quindi insomma c'è un controllo costante. Perché anche della salute personale. Bravo, sicurezza personale, ma anche sicurezza, certo, nel sangue che io dono, certo, che sia un sangue, certo, che voglio dire sia sano, passami il termine, no? Sì. Ecco, anche questo. Ma anche per la struttura sanitaria, che deve comunque sia poi veicolare un sangue che deve essere certificato, cioè deve essere stabile nel tempo e deve essere sicuro, ecco, di essere usato. Partiamo anche dal concetto di come diventare donatore, come si può accedere, qual è il percorso? Allora, in questo momento il percorso è quello di andare al centro trasfusionale, prendendo centro trasfusionale dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sì, prendendo appuntamento, perché ancora c'è la, certo, diciamo, contingenza della COVID. Pandemia, ancora le regole sono quelle. Fare la prima donazione e chiedere di essere poi inseriti nel gruppo donatori dell'Avis o nei sottogruppi che esistono dell'Avis, perché Avis ha dei sottogruppi, come che so il quartiere di Porta Sant'Andrea, mi viene in mente il mio quartiere, dove c'è un gruppo di donatori da tanti anni, e siamo un sottogruppo Avis del quartiere, quindi anche per fare qualcosa di sociale, no? Certo, ma è anche l'appartenenza, no? In, esatto, questo caso a un quartiere, esatto, e quindi ci sono anche i sottogruppi, quindi, esatto, quindi anche i giovani, insomma, voglio sotto la bandiera di un quartiere, riescono a fare donazioni. Esatto, esatto, è un modo anche lì di veicolare, un modo di comunicare a, certo, un qualcosa, quindi fare anche qualcosa di oggettivamente sociale legato a quel cappello della bandiera che può servire poi a tutto. Senti, domande, ti sto facendo le domande anche di curiosità: quante volte all'anno si può donare? Perché non è che uno deve donare una volta al mese, cioè voglio dire... All'incirca si dona una volta ogni 3 mesi. Ecco. Diciamo, a meno che poi chiaramente quando poi si va a fare le prime donazioni
chi, cioè lo staff sanitario ti dice se ci sono da farne meno, più le donne cambiano con il ciclo mestruale. Certo. Più diciamo, prendiamoci più o meno questa forbice qui, 2-3 mesi insomma. Ogni 2-3 mesi, no, è anche un impegno insomma che uno a livello, come dice appunto Daniele, a livello sociale si può fare tranquillamente. Sì, sì, ma anche a livello lavorativo la donazione viene riconosciuta come anche se lavoro posso prendere un permesso, certo, per andare a donare. Sì, viene anche firmato non è... il permesso durante, quando vai a fare la prima donazione, cioè la donazione, il permesso che sei a donare. Quindi sì, si può iniziare dai 18 anni, si può donare ovviamente sotto controllo medico, perché prima di fare il prelievo si fanno delle analisi, quindi controllo per noi, controllo anche sicurezza per chi, per il ricevente, e poi le urgenze, perché io penso che ci siano anche momenti di urgenza, Daniele, mi viene da pensare. Comunque, l'urgenza comunque viene sempre gestita dalla sempre parte, gestita. È la sanità che gestisce la gestione, certo. Noi siamo i volontari, e però lo stato eventuale di emergenza viene sempre gestito dal centro trasfusionale, insomma, ecco. È la sanità che gestisce. Cioè noi quando entriamo lì dentro, entriamo dentro un contesto sanitario, quindi ecco, cioè sì, sì. Medici, infermieri, ben strutturati. È tutto ben strutturato. E noi siamo quelli che portiamo il nostro sangue a disposizione. Comunque ho visto, scorrendo, che 1300 donatori Avis, entrare non è difficilissimo, come ci ha detto appunto Daniele Gelli, responsabile della comunicazione Avis, quindi donare, come ha detto, proprio è un impegno sociale, non c'è nulla da fare. Io lo ringrazio, quindi Avis e responsabile della comunicazione Daniele Gelli. Grazie.